Voi tutti credete che il terzo segreto di Fatima abbia riguardato l'attentato al Santo Padre Giovanni Paolo II. Per certi versi è così, ma per altri versi, quelli che rimandano proprio a tutte le cose accadute a me, come all'asino che ha portato in giro il Signore, realmente, da quando sono nato fino al 17 di agosto del 2016, conforme alla predizione del profeta Daniele, il quale aveva detto che beati coloro che arriveranno a vedere i 1335 giorni dopo quello in cui sarebbe stato alzato l'idolo della desolazione. Ebbene, l'idolo della desolazione fu alzato sempre in me quando l'asino si recò a Gerusalemme affinché Gesù si allontanasse dal suo corpo e ritornasse in cielo. E accadde all'asino di vederlo, perché arrivate le 2 di notte del 22 di dicembre, quando in America quella dei Maya era ancora il famoso 21 del giorno del mese 12 dell'anno 2012, lo ricordate il famoso termine del calendario Maya in cui l'uomo si aspettava l'inizio di una nuova fase dell'esistenza. Ebbene, la fase di una esistenza in cui Gesù Cristo, ritornato in incognito, se ne andava perché era tornato in incognito su un asino a fare la figura del profeta che sembra un profeta falso. Se ricordate bene, quando chiesero a Gesù un segno, egli rispose: "Avrete da me solo il segno di Giona". Ebbene, il libro di Giona è composto di 4 capitoli. Giona deve andare a Ninive a raccontare che è prossima la fine e non vuole andarvi, poiché sa che il Signore, che è buono, poi risparmia tutti e lui avrebbe fatto la figura del falso profeta. Dunque non vuole andare assolutamente a Ninive e fugge in mare. Il Signore lo insegue con una tempesta scatenata che sembra che faccia morire tutti su quella barca. Allora Giona consiglia al comandante della nave di buttarlo in mare se si volevano salvare, perché questo che accadeva era contro di lui. Gli danno retta, lo buttano in mare, si calmano le acque. E una balena inghiotte Giona. Lo sputerà fuori vivo 3 giorni dopo. E con questo evento, con il quale è preannunciato il dì della resurrezione di Cristo nel terzo giorno da quando era stato ingoiato dalla morte,
cessa la metà, solo la metà del libro. Se il racconto di Giona terminasse qui, avremmo avuto tutto sommato un Giona che ce l'ha fatta. Ha voluto evitare di andare a Ninive, si è opposto al Signore, è stato ucciso, però poi è stato rimesso in vita. Fine del gioco. Secondo i cristiani, tutto finisce qui, ma dimenticano che il libro di Giona ha gli ultimi due capitoli, nei quali Giona, rassegnato, va a Ninive. Ninive è la grande città, così grande, che occorrono 3 giorni interi di cammino per percorrerla tutta da un lato all'altro, il che vi segnala che è il mondo. Perché in quel tempo, ma neanche ora, esiste una città di questo tipo. Perché se in ogni ora, camminando a passo normale, si percorrono 3 chilometri, ecco, in 3 giorni, quanti chilometri dovrebbe avere di raggio, di diametro questa città? Vedete, Ninive è il mondo. Ed è un mondo che proprio per il nome di Ninive rimanda a un ve-ni-ni, il Nazareno Gesù. C'è ed è 2 volte presente a Ninive. Egli avverte del pericolo e tutti gli danno retta. La cosa sorprendente, perché sono di un'altra fede, Giona è il profeta di un'altra religione, perché danno retta a Giona? Eppure gli danno retta tutti quanti. E non sapendo cosa fare per farsi perdonare dal Signore, decidono di mettersi la cenere in testa, di indossare il sacco della penitenza e di chiedere al Signore perdono. Riescono a impietosire il Signore, come Giona sapeva bene. Non voleva andare lì proprio perché sapeva che il Signore è buono e perdona, e di conseguenza si sarebbe fatto mettere in compassione, indurre a un gesto di pietà dalle preghiere ricevute a Ninive. E non lo avrebbe fatto. Così è affranto. Ha avuto la dimostrazione che quello che sospettava era vero, e questo è il segno di Giona. Deve apparire un profeta falso. Vuole morire addirittura per questo scorno che ha ricevuto e si mette lì al sole, sperando in una insolazione. Ma il Signore gli fa nascere in una notte sola un albero sulla testa che gli fa ombra. E allora Giona sente l'amore del Signore verso di lui e si tranquillizza. Però il giorno dopo non c'è più l'albero. E Giona, disperato, dice: voglio morire. A questo punto c'è un interessante confronto dialettico tra Giona e il Signore. Perché vuoi morire, Giona? Perché avevo questo albero che era il segno della tua compassione per me e me lo hai tolto. Ma Giona, cosa hai fatto tu per quell'albero che è sorto in un giorno e in un altro giorno se n'è andato? Tu sei lì che compatisci questo albero, ma quelli di Ninive, io li ho creati io, sono frutto del mio lavoro, della mia opera. E vuoi che io non fossi indotto in compassione dalle preghiere fatte a me? Così termina il libro di Giona. E dunque, Gesù non avrebbe voluto esistere
in quel tratto della vita in cui si sarebbe presentato su un asino e avrebbero visto solo l'asino che lo portava. Questo asino che state vedendo ora voi tutti, solo costui hanno visto, fino a quando Gesù è stato sull'asino. Poi un giorno l'asino disse, ispirato da Gesù, e il 21-12 del 12, veramente io muoio. E andai a Gerusalemme perché si compisse tutto questo, portando come l'asinello che portò Gesù la prima volta il Signore a che risalisse in cielo. Ecco quando cessò il sacrificio quotidiano, quello di Cristo, che il Cristo pativa ogni giorno su questo asino, perché voleva dire a tutti: io sono tornato, sono qui tra di voi. E tutti vedevano solo l'asino. Cessò questo sacrificio quotidiano del Cristo e fu innalzato l'isolo della desolazione del popolo ebraico, che si vide il suo gregge dimezzato dall'avvento di Cristo, che aveva così, con il nuovo verbo, scompaginato le acque. Eccolo l'idolo della devastazione del popolo santo, che sale e nuovamente ascende in cielo. Ebbene, da quel giorno lì sarebbero passati i 1335 giorni e sarebbe stata anche la volta di Padre e Spirito Santo ad abbandonare l'asino. Ora voi state vedendo solo l'asino. È un asino esattamente reso uguale a voi. Non ha più nulla e niente di divino che sta su di lui. È rimasto solo lui, l'asino. Il Signore non c'è più. Se n'è andato. Dal 17 di agosto del 2016, ossia esattamente 1335 giorni dopo il 21-12 dell'anno 2012. Si è compiuta la profezia di Daniele. E tutto questo accade in me. Tutto quello che riguarda ciò che doveva accadere al Signore accade in me. E dunque, anche in relazione al testo segreto di Fatima, accade in me, a partire dal terzo segreto di Fatima. Volete svelare il terzo segreto di Fatima? Semplicissimo. Non vi resta altro che prendere il nome Fatima e capovolgerlo, leggerlo in ordine inverso, e vi risulterà Am Ita Fi. Am, I am, io sono Amodeo, su Amodeo, sull'asino di Amodeo. Am, Ita, in Italia. Fi, afferito. Ecco dove è indicato il frutto del testo segreto di Fatima, nell'Amodeo italiano e ferittese. E quando è accaduto che in costui è stato ucciso il padre? In un giorno preciso è accaduto. È accaduto, ed è una tragedia del cristianesimo, proprio fatto in una chiesa, proprio fatto da cristiani, cattolici, cantori, i quali per il canto dovrebbero essere più vicini a Dio. L'asino sapeva che al termine del 25 si sarebbe paralizzato e voleva fare con gli amici, nella prova che c'era nella chiesa di Saronno a Cassina Ferrara, quella intestata al
Battista, Giovanni Battista, voleva fare al termine della prova sostenuta il 24 dell'anno 2004 l'ultima cena con gli amici. Si era accordato con un'amica che aveva ancora la panetteria e può fare da testimone e aveva acquistato una serie di bottiglini proprio per rappresentare il vino e di pasticcini, quello che lei aveva, per rappresentare il pane. E al termine della prova avrebbe detto agli amici: io questa notte, come ho visto accadere a mio padre, mi paralizzo. E dopo lo stesso periodo in cui mio padre è stato paralizzato, io salirò in cielo. Quindi desidero fare qui con voi la mia ultima cena. Avevo invitato i giornali. Erano presenti come giornalista Mammone. Mammone. Sapete che Mammona è il nome di Satana. Era presente come giornalista insieme alla sua segretaria Luisa Restelli. Erano lì in chiesa mentre noi facevamo le prove e poi assistettero al mio tentativo di fare l'ultima cena con i miei amici. Ebbene, non vollero farla. Non riconobbero il padre presente in me e praticamente lo uccisero, ma non solo in me. Dio Padre è il fondamento di tutti coloro che sono. Non si può in chiesa uccidere il fondamento dicendo che noi siamo senza il fondamento. Noi siamo altro da Dio. Non si può. Negare la presenza di Dio Padre in ciascuno di noi significa ucciderlo. E se lo uccidono proprio dei coristi di una chiesa, sono gli assassini di un Dio che non riconoscono presente. Eccolo il terzo segreto di Fatima, di Dio ucciso nella sua chiesa. Un'anima bianca uccisa lì in cima a una montagna. Ebbene, anche le caratteristiche salienti dei giorni dimostravano che in quel giorno lì, del 2004, mese di maggio, quindi 05 e giorno 24, quindi nel 2004, virgola 05-24, il lato di questa area di tempo conteneva in se stesso il 666 di Satana. Qui lo vedete, c'è la data dell'anno 2004, poi c'è nel dettaglio esatto dei centesimi il mese 5 e nel dettaglio esatto del giorno 24 a dimensione del decimillesimo della realtà di 10.000, c'è elevato a 0,5, il che significa che prende questa area di tempo, che è un volume quando poi si moltiplica per 1, ma come ampiezza è 2004,0524 e ne estrae la radice quadrata per indicare quanto sia la lunghezza di questa area nella linea avanzante nel tempo.
ed ecco quanto è il lato: 44,7666438322110, e poi segue il numero. Ebbene, qui abbiamo che 44,7 è il piano dell'energia dato dai 2/3 dell'energia 66 uguale romano. Esiste nel tempo decimale della creazione in 7 giorni, in particolare 47 è il cognome Amodeo, per cui quel 44,7 è nel 44 i 2/3 del primo nome romano e nel 4,7 è Amodeo. E poi c'è 666 diviso 10.000, vedete, è esattamente espresso nell'unità decimillesima della realtà. C'è la bestia presente in realtà. Questo accade alla dimensione reale decimillesima dell'unità reale 10.000. Era presente la bestia ed era testimone Giovanni Mammone, che come il suo cognome rimanda a Mammona, che è il danaro, l'ostacolo totale al bene che possa esistere tra gli uomini, quando invece di essere speso per il bene diventa lo sterco di Satana. Ma anche i valori più piccoli determinano cosa contiene questo giorno. Dopo Satana, 666, vedete, c'è 43, o se volete c'è 4. 4 alla dimensione del centomillesimo è l'elettromagnetismo nel centomillesimo. Quindi è presente tutta la realtà 4 elettromagnetica. Poi c'è 383, 22, 10. Leggete questo 383 come 381 e avete tutto il nome di Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo in 381. Avanza rispetto a 381, in questo 383, 222. E che cos'è? È il flusso della bestia, che è presente. A quale dimensione? Basta solo vedere che dimensione è rispetto a 10. Sono 3, 6, 9, 10. Alla dimensione atomica c'è il flusso reale della bestia 66. Vedete? C'è il 222. E quando andiamo nel 10, andiamo nel ciclo esatto e intero dato da 10 decimi. Quindi questo valore è intero e vi mostra interamente cosa fosse presente lì, che appariva in un modo straordinariamente che rimandava a una presenza virtuale in un asino. Voi non credete minimamente nella verità dei calcoli che io vi faccio, secondo cui vi do il criterio esatto per misurare come i tempi si realizzino veramente. Ebbene, controlliamo questo sistema in riferimento all'attentato a Giovanni Paolo II. Come vedete, riportato da Wikipedia, è accaduto il 13 maggio del 1981. Questa data si modifica in 1981,05 a indicare maggio, 13 a indicare giorno 13. La radice quadrata determina la lunghezza reale del lato dell'area ed è
44, virgola, tutto quello che segue. Ora vediamo se sono in atto veramente dei valori interi in quella data lì che possono far supporre a un avvenimento molto importante proprio per i valori interi dei numeri presenti. 44 indica il piano totale dell'energia 66 nel suo valore intero, quello trasversale, del bosone di Higgs. 50, che come vedete sono centesimi, indicano il tempo unitario del lato 100, che non è un lato a caso, è proprio il lato che con l'area 100% determina l'ampiezza di tutta la realtà 10 elevato a 4 uguale a 10.000. Quindi i 50 centesimi indicano il percorso totale del tempo un mezzo riferito a quel lato. 900, che come vedete sono 100 millesimi, indica il tempo unitario elettromagnetico, che è quello 10 elevato a 5, che quando diventa elettrico e magnetico è 10 elevato a 5 per 10 elevato a 5 ed è tutta l'area del valore intero di 10 elevato a 10. Quindi vedete, rapportato proprio al tempo unitario elettromagnetico, tutto il movimento 900 di 100 che esiste in un milione di milionesimi. Un milione di milionesimi è il valore intero nel complesso dato da un milione, da 1000 per 1000. Quindi il valore a cui è riferito tutto il movimento è proprio quello del 100, che abbiamo visto che cos'è, è il lato della realtà, che si muove di 900 in tutto il milione di milionesimi. Poi entriamo ancora nel dettaglio e c'è il 24 alla dimensione di 10 elevato a 7, che indica tutto il movimento reale espresso in giorni e sono le 24 ore di ciascun giorno. Infine c'è 60 alla dimensione 10 elevato a 9, che indica tutto il moto intero del ciclo 10 atomico dentro un metro e ne indica 60, ossia c'è la presenza 10 su tutti i sei versi che partono dal centro verso l'esterno e sono 10 in ciascuno dei sei. Come vedete, tutto questo valore è proprio un valore di tempo intero e questo evento che succede al rappresentante di un potere divino sulla Terra è ideale a rappresentare un evento, un grande rischio contro il rappresentante, il Pietro.